Anche per il candidato Francesco Licata è arrivata una figura di spicco a Saronno, Lorenzo Guerini, portavoce e vice segretario nazionale del Partito Democratico. Guerini ci ha anche concesso un'intervista dove spiega il valore aggiunto di Licata e del suo partito. Sentiamo tutto nel servizio. Un incontro per spiegare al pubblico i punti di forza del Partito Democratico e della sua coalizione. Lorenzo Guerini, portavoce e vice segretario del PD, già sindaco di Lodi dal 2005 al 2012 e presidente della provincia di Lodi dal 1995 al 2004, è stato invitato a Saronno dal candidato sindaco Francesco Licata. Di amministrare bene è quello che ci chiedono i cittadini, curare la cosa pubblica come si cura la nostra casa privata, stare attento a chi ci abita, occuparsi dei servizi dei cittadini, occuparsi dei servizi di chi è in difficoltà e soprattutto costruire il futuro, cercando di cogliere anche qui a Saronno il vento di cambiamento che si sta realizzando nel Paese, un vento di cambiamento che ci sta portando fuori dalla crisi e che ha bisogno però di essere vissuta poi nei territori. Auguro a Francesco di metterci l'anima dentro questa esperienza, di metterci tutta la sua passione e tutta la sua energia e se diventerà sindaco della città di sperimentare la bellezza di essere al servizio della comunità. Una presenza per dare la spinta decisiva alla corsa di Francesco Licata al ruolo di sindaco di Saronno in vista del ballottaggio del 14 giugno. Far vedere che il partito c'è ed è presente sul territorio è una cosa di importanza fondamentale. Sapere che comunque si può contare su una rete di amministratori nazionali e regionali che ci possono supportare, ci possono dare un aiuto in caso di necessità e soprattutto ci possono trasferire le loro buone pratiche è un valore aggiunto che non ha un prezzo. Anche in questo momento di pesante crisi, di pesante difficoltà, penso che comunque l'esperienza di amministrativa all'interno di una città importante come Saronno sia fondamentale. Io sono pronto a mettermi in gioco e a questo punto non mi rimane altro che augurare un grosso in bocca al lupo a Saronno e passare la parola agli elettori.